B Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. È iniziato il Giro Ciclistico d'Italia femminile. Giunto alla nona edizione, la seconda gestita dall'Unione Ciclistica Vittorio Veneto di Giuseppe Tonon, la massima corsa a tappe nazionale riservata alle donne ha preso il via dalla Sardegna e più precisamente da Cagliari, dove il giorno prima sono state presentate le atlete alla stampa e alle autorità presenti. Avvocato Carlo Porceddu, vice sindaco e assessore dello sport del Comune di Cagliari. Quest'oggi Cagliari si è tinta di rosa con tutte queste ragazze stupende che daranno vita da domani al Giro d'Italia femminile. Sì, direi che si è tinta di rosa e si è tinta di iride, perché la qualificata presenza della Cappellotto, della Luperini e di altre campionesse olimpioniche dà una particolare qualificazione al Giro d'Italia che parte dalla nostra bellissima isola. Una partecipazione qualificata quindi per un giro particolarmente impegnativo. Sono 12 tappe e una semitappa che fa 13 con la cronometro, e partiamo da Cagliari e arriviamo a Vittorio Veneto. Abbiamo tre tapponi di montagna, di cui il Montesera in provincia di Pisa, abbiamo il mitico Pordoi e poi abbiamo l'Alpago, a Fara d'Alpago, un'altra grossa salita. Un giro, si dice, fatto apposta per Fabiana Luperini alla ricerca del poker. Una Fabiana diversa, più affabile, sorridente e disponibile allo scherzo, trasformatosi per alcuni minuti in truccatrice della spagnola Somariva. Sì, ora scherzavo prima della partenza. Visto che c'è appunto il salone di bellezza, va sfruttato. Così, tu diciamo che trucchi le compagne e sicuramente pettinerai le avversarie sulle salite. Ma io spero, però spero. A cercare di rompere le uova nel paniere allo scricciolo toscano, molte atlete a livello individuale come la canadese Jackson della Saeco Timex o la campionessa olimpica Zabirova, inserita in una squadra mista. A livello di compagini la più forte ci sembra la H2O Lorena, capitanata dalla campionessa del mondo Alessandra Cappellotto, che avrà al suo fianco l'ex iridata Barbara Ebb e l'attuale leader di Coppa del Mondo Diana Zigliute. Non è da meno la Edil Savino, vero concentrato di belle ragazze che ha in Monica Bandini, recente vincitrice del Giro del Trentino, e la tricolore Imelda Chiappa, le pedine più significative. Potremmo essere competitive, ecco, gli elementi ci sono in squadra, c'è Imelda, c'è la Polcanova, c'è Moira Tararan, spero che ci riusciremo a difendere nel nostro campo. Poi la gara sarà il campo a decidere, ecco, il campo di gara a decidere. E il pensiero di Imelda, unica vera bandiera tricolore, visto che sei campionessa sia su strada che del cronometro, dove ti sei appena aggiudicata la prova in linea. Beh, è sempre difficile dire come andrà a finire un Giro d'Italia, però spero che sia noi che le altre squadre ce la metteranno tutte a contrastare, diciamo, la squadra di Fabiana Luperini. La Cagliari sarà una tappa per velociste, e chi è più in forma di Greta Zocca in questo momento? Se si riesce ad arrivare in volata, ben venga, altrimenti tappe piatte ce ne saranno altre. L'importante è vincere e dopo sarebbe, vabbè, il mio sogno indossare anche la prima maglia rosa. Vediamo. Un caldo soffocante ha accolto le ragazze che dovranno affrontare 96 chilometri. Temperatura di oltre 40 gradi che ha costretto le atlete a mega rifornimenti d'acqua. Una tappa per lo più interpretata in gruppo compatto, ad eccezione di alcuni deboli ma coraggiosi tentativi. Il primo è a opera di Paola Ferretti, in forza alla Primavera Oliviero Sport, ripresa la ragazza italiana, tentano in tre, l'americana Young, l'italiana Ugolini e l'australiana Godry. Anche questo rimane un esile tentativo di golpe, l'ultimo proprio all'ingresso di Cagliari, vede protagonista la combattiva Lucia Pizzolotto. Ma il circuito cittadino rimescola le carte, inevitabili quindi la volata in gruppo e, come avevamo preventivato, sprint regale di Greta Zocca su Zigliute e Sara Felloni.
ancora non ci credo, perché Fabiana, che mi accompagna in squadra, ha detto vedrai che la indossi, adesso sarà più forte. E io devo dire che è un gruppo di squadra meravigliosa, posso solo ringraziarle. Sicuramente, come analogia alla più grande velocista, sei la più forte. Hai alzato le mani come Cipollini, che su questo stesso traguardo ha vinto 7 anni fa, nel 91, la tappa al Giro d'Italia. Speriamo che porti buona fortuna. Con la 7ª vittoria stagionale, Greta Zocca ha così la gioia di vestire la prima maglia rosa del Giro. E non solo, per la prima volta a baciare la vincitrice di una gara femminile, due Mister Tappa, un'altra delle simpatiche novità, oltre al salone di bellezza, di questo Giro Rosa. La cittadina termale di Sarda la accoglie con grande partecipazione di pubblico la partenza della 2ª tappa, che porterà le concorrenti sul traguardo di Arborea, vera e propria colonia veneta in terra sarda. 100 km da percorrere tutti d'un fiato. Anche in questa tappa alcune ragazze si mettono in evidenza con tentativi isolati che rimangono tali, come quello proposto da Barbara Delvai del gruppo sportivo Aliverti, subito neutralizzato. Il gruppo si allunga in vista del Gran Premio della Montagna di Villa Cidro, poco più di una rampa seppur lunga, che vede primeggiare Roberta Bonanomi su Barbara Ebb. Una parte centrale di tappa ondulata prima di arrivare nella piana di Arborea, dove spira il vento contrario. Come da copione, ancora una volta è Greta Zocca a ruggire. Felloni, Young, Wenzel, Pregnolato e Zigliute le battute. Guarda, io non so, mi risulta così facile farla. Io sono più che soddisfatta. Ieri, oggi ho fatto il bis. Non so che dire. Fila tutto liscio, in squadra gira tutto bene, sei tu la regina del Giro in questo momento. Ma la regina è lei. No, ora penso che questi due giorni sia veramente lei, perché ha dimostrato di essere la più forte velocista, io penso, del mondo. Terza e ultima tappa sarda, con partenza e arrivo a Macomer, solo 68 km, ma sicuramente la più difficile delle tre sull'isola. Una vera e propria festa, come sottolinea Giuseppe Ledda, sindaco della cittadina in provincia di Nuoro. Sì, per noi è un grande piacere e un grande onore ospitare questa tappa del Giro d'Italia femminile. È la prima volta, speriamo senz'altro non sia l'unica, perché mi sembra che ci sia un grande interesse. Credo che comunque poi anche la nostra città, con le sue colline, offra dei tracciati interessanti anche dal punto di vista agonistico. Tanto interessanti che alla fine daranno anche un nuovo volto alla classifica. Sì, perché Greta Zocca, la più forte velocista al Giro, dopo due giorni in maglia rosa e dopo 10 km dei 14 in salita in programma per superare il Gran Premio della Montagna di località Madonina, alza la bandiera bianca. Proprio non ce la fa a stare con le prime, messe alla frusta da Alessandra Cappellotto, che in maglia iridata ha dimostrato che è venuta al Giro non come comparsa, ma vuole un ruolo di primatrice. Al termine della discesa, in 24 le superstiti del terremoto Cappellotto, volata in leggera ascesa, e l'ultima tappa è un fatto privato di Diana Zigliute su Sara Felloni. Un secondo posto, quello di Sara della Edi Savino, che la proietta in testa alla classifica. Per lei la maglia rosa, per noi tutti il suo sorriso felice. Sara, il rosa ti dona proprio. Grazie, sono felicissima, non ci sono parole, è un sogno che si è realizzato. Un sogno confermato anche nella prima tappa sul continente, quella con arrivo a Civitavecchia, dove questa volta vincere l'australiana Anna Wilson su Zigliute e la maglia rosa, appunto, Sara Felloni. Domenica 5 luglio il primo arrivo in salita sul Monte Serra, a due passi da casa Luperini, e a vincere tra due ali di folla veramente strabocchevoli è lei, Fabiana. A 9 secondi la Jackson, terzo posto per Barbara Ebb. Fabiana indossa così tra la sua gente la maglia rosa, quella che, se la manterrà sino a Vittorio Veneto, le permetterà di calare uno splendido poker.